9 gol fatti ma 8 subiti nelle ultime 3 partite. Questo recitava lo score del Ravenna alla vigilia del match con la Clodiense. Una specie di spareggio salvezza anticipato da non fallire assolutamente per i giallorossi. Un Ravenna che però metteva subito in campo una grandissima aggressività e già al sesto sbloccava la partita. L'angolo battuto da Righini e Radoi con un sinistro radente tornava a segnare, lui che aveva realizzato un gol alla prima giornata di campionato. Ancora Radoi al 12esimo a fallire l'occasione del 2-0 sotto porta, sempre sugli sviluppi di un corner. Poi la punizione a 2 in area di rigore battuta da Righini, la respinta della barriera. Andiamo con le immagini, al minuto numero 45 il cross dalla sinistra, sempre di Radoi, ci prova Ballardini, un destro che si spegne alto sopra la traversa. Nel finire del primo tempo si vede la Clodiense, azione che si sviluppa con questa conclusione effettuata da Mazzetto, poi la chiusura in calcio d'angolo. Eccolo qua allora il punteggio con cui si va all'intervallo 1-0 per il Ravenna. Clodiense che in avvio di ripresa prova a rendere panna per Focaccia, esce a vuoto Iglio, colpo di testa di Boscolo Mata, alto, fuori di poco. Poi dalla parte opposta a chiudere i conti al 22esimo c'è Innocenti che con un colpo di testa sfrutta al meglio la punizione ancora magistrale battuta da Righini. Innocenti che continua a segnare a ripetizione, trova il settimo sigillo personale di questo suo campionato. La Clodiense prova a riaprire il match ma sbaglia la conclusione sotto misura Panfilo. Poi al 34esimo minuto il cross di Ambrogetti, la conclusione che sembra vincente ma non lo è da parte ancora di Innocenti. 2 minuti più tardi è il turno della Clodiense che sbaglia un'occasione sotto misura ancora con il proprio numero 7 Boscolo Nata. Poi l'errore commesso dalla Clodiense, si spalancano le porte per Innocenti che cerca lo scavetto, non lo trova ma si ritrova il pallone tra i piedi ed è un gioco da ragazzi per lui andare a firmare la propria doppietta personale, l'ottavo sigillo di questa sua stagione strepitosa. 3-0 per il Ravenna che continua a spingere, vuole anche il quarto. Ballardini, il tocco che sembra vincente ma per questioni di millimetri non lo è. Alla fine però arrivano i 3 punti per un Ravenna che adesso inizia il suo trittico davvero difficilissimo.